L'ottavo messaggio di Giorgio Napolitano riflette già di per sé l'anomalia di questo paese incompiuto. La riflette in senso aritmetico, perché per la prima volta nella storia un mandato presidenziale si proietta oltre l'arco naturale e costituzionale dei 7 anni. E lo riflette quindi anche e soprattutto in senso politico, perché mai come oggi questa Italia sembra diventata suo malgrado una repubblica presidenziale. Napolitano, senza volerlo, diciamolo con franchezza, è anche un po' davvero l'ottavo re di Roma, per la sua insostituibile funzione di supplenza nei confronti di una politica irrisoluta e irresponsabile, che è stata costretta poi ad affidarsi a lui perché non è in grado di garantire governabilità e riforme. Quindi nel suo messaggio Napolitano, io credo, proverà a spiegare le ragioni di questa anomalia e soprattutto le condizioni per poter proseguire nella sua missione. Dunque, queste condizioni sono quelle legate al patto di governo. Se a gennaio si faranno le riforme, a partire da quella elettorale e poi quelle costituzionali, allora il governo potrà andare avanti, altrimenti lui non esiterà a rassegnare le sue dimissioni. E questo sarà veramente non un'arma di ricatto nei confronti dei partiti, ma un preambolo, una questione di rispetto nei confronti degli italiani. Renzi sta marcando sempre più la distanza con Letta e Alfano. Danilo Leva del Partito Democratico lo accusa, dice vuole andare subito al voto, e mentre Berlusconi spera ancora che il suo ex delfino Alfano faccia cadere il governo. Ecco, Massimo Napolitano non vuole ovviamente il voto anticipato, ma queste premesse non sono delle migliori. Cosa succederà in questo prossimo anno del 2014? Napolitano non vuole le elezioni anticipate, ma è un fatto che questo governo di larghe o strette intese, come lo vogliamo definire, è appeso a un filo. Il patto di coalizione che dovrebbe essere siglato a gennaio è il minimo comune denominatore per provare a ripartire. Se non c'è il patto e se dentro quel patto non ci sono quelle due o tre cose fondamentali che riguardano soprattutto l'economia, il welfare, il lavoro e la crescita, allora questa alfetta dei quarantenni va a sbattere contro il muro, non c'è altra soluzione. E questo non per una banale disputa tra prime donne con Renzi, come dice Letta, ma per un serio problema politico che il governo e la coalizione finora non sono state in grado di risolverlo. Allora viene davvero in mente un passaggio dell'ultimo romanzo di Mordecai Richler: ho visto il futuro e non funziona, sta a Alfano e Letta dimostrare che invece può funzionare.